Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me. Poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti quei sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino, e stretto alla tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma, e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà, e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 6, capitolo 89, 29 dicembre 1904. Trovandomi nel solito mio stato, stavo pensando ai passi più umilianti che patì nostro Signore. Ed in me provavo un orrore, ma poi dicevo tra me: Signore, perdonate a quelli che vi rinnovano questi passi dolorosi, perché è la troppa debolezza che l'uomo contiene. In questo mentre il benedetto Gesù, quando appena è venuto, mi ha detto: Figlia mia, ciò che si dice debolezza umana, il più delle volte è mancanza di vigilanza e d'attenzione di chi è capo, cioè genitori e superiori. Perché la creatura, quando è vigilata e guardata e non si dà la libertà che vogliono, non avendo in loro la debolezza alimento, cioè il secondare la debolezza è alimento per peggiorare nella debolezza, da per sé stessa si distrugge. Poi ha soggiunto: Ah, figlia mia, come la virtù impregna l'anima come una spugna asciutta si impregna d'acqua, cioè di luce, di bellezza, di grazia, d'amore, così il peccato, le debolezze secondate impregnano l'anima come una spugna si impregna di fango, cioè di tenebre, di bruttezze e fin d'odio contro Dio. Capitolo 90, 21 gennaio 1905. Avendo esposto certi dubbi al confessore, la mia mente non si acquietava a ciò che egli mi diceva. Onde è venuto il benedetto Gesù mi ha detto: Figlia mia, chi ragiona sull'ubbidienza, il solo ragionare viene a disonorarla, e chi disonora l'ubbidienza, disonora Dio. Capitolo 91, 28 gennaio 1905. Sentendomi più del solito sofferente, quando appena il mio adorabile Gesù è venuto e mi ha detto:
Figlia mia, la croce è semenza di virtù. E siccome chi semina raccoglie per 10, 20, 30 ed anche 100, così la croce, essendo seme, vi moltiplica le virtù, le perfezioni, le abbellisce a meraviglia. Sicché quante più croci si addensano intorno a te, tanti semi di virtù di più si gettano nell'anima tua. Onde, invece di affliggerti quando ti giunge una nuova croce, dovresti rallegrarti pensando di fare acquisto di un altro seme e da poterti arricchire ed anche compire la tua corona. Capitolo 92, 8 febbraio 1905. Continuando il mio povero stato di privazione e di amarezza indicibile, e dal più si fa vedere in silenzio, questa mattina mi ha detto: figlia mia, le caratteristiche dei miei figli sono amore alla croce, amore alla gloria di Dio e amore alla gloria della Chiesa fino a mettere la propria vita. Chi non tiene queste tre caratteristiche, invano si dice mio figlio, chi ardisce dirlo è bugiardo e traditore che tradisce Dio e se stesso. Vedi un po' in te se le hai. Sono brevissimi questi capitoletti, ecco perché ne abbiamo letti quattro e ci offrono appunto quattro spunti di meditazioni basati sulle, diciamo, sentenze fondamentali che in esse leggiamo, no? Purtroppo ogni tanto c'è qualche piccola pausa nella lettura perché, come sappiamo, ci sono dei periodi contorti, insomma, che Luisa, a causa della sua umana debolezza per quanto riguarda, ecco, la difficoltà proprio dovuta a non grande cultura, no? Nello scrivere fa, e quindi a volte proprio mentre uno legge deve un attimo raccapezzare e cercare di capire il senso, no? Allora, cominciamo comunque dalla debolezza, i passi più umilianti che patì nostro Signore, no? E certamente a causa delle nostre colpe, e Luisa dice: abbi pazienza, Signore mio, perdonami, ma è troppa la debolezza che l'uomo contiene. Allora, certamente noi siamo deboli, questo non è assolutamente in discussione, e c'è la colpa d'origine. Però qui Gesù fa una piccola soave ma anche seria requisitoria ai genitori e ai superiori. Adesso vedremo, cominciamo dai genitori. I genitori non possono e non devono abdicare al loro compito di educatori. E capite, quando una creatura è ancora fragile, piccola, non può godere, come dire, di libertà illimitate. È chiaro che da adulti e divenuti responsabili delle nostre azioni, e per il rispetto anche che Dio ha del nostro libero arbitrio, Dio vuole che ci muoviamo sempre attivando adeguatamente la nostra libertà, no? E però quando si è piccoli, o anche qui parla di superiori, no? Quando si è, per esempio, un superiore in senso stretto, e superiore in senso stretto, per esempio, si hanno nelle comunità religiose, no? In senso stretto e canonico, altrimenti, cioè, si può scegliere di avere un superiore, tra virgolette, perché comunque non si instaura mai un rapporto, come dire, di tipo proprio canonico, come quello tra genitori e figli, che è fondato sul quarto comandamento, e come quello appunto tra superiore e cosiddetto suddito, che è fondato sulla legge della Chiesa, e guai, insomma, chi lo prende alla leggera, no? Per noi un sacerdote certamente ha un rapporto di, come dire, di il termine tecnico è sudditanza, anche se oggi, insomma, viene inteso male, insomma, alla nostra sensibilità contemporanea. Comunque il suo superiore è il vescovo, quindi superiore diretto, il superiore poi di tutti, insomma, in particolare per i membri della gerarchia, è il Papa. Questi sono i suoi superiori diretti, no? Però certamente l'ambito di azione di un vescovo è molto più limitato, diciamo così, non rispetto a un superiore
di una casa religiosa, ma anche di un genitore nei confronti di un figlio. E cioè, qui un'educazione in generale, no, troppo larga, troppo permissiva, Gesù dice, che aiuta, diciamo così, i figli a, come dire, a maturare quella che si chiama una certa spina dorsale, una certa struttura interiore, capisci? Perché li devi aiutare, perché la debolezza non sia in qualche modo alimentata da una libertà eccessiva. Perché noi dobbiamo sapere che la nostra natura, purtroppo, fino a quando non entreremo nel regno della divina volontà, ancora meglio, è incline al male a causa della ferita, della colpa d'origine. E per cui è come un albero che cresce storto, e un albero che cresce storto bisogna metterci vicino, piantare un palo per terra e legarlo a quel palo in modo tale che si addrizzi. Quindi le debolezze sì ci sono, ma Gesù sta dicendo attenzione a chi ha il compito di sostenere, di aiutare. Ecco, e oggi una volta, sappiamo benissimo, no, sia l'educazione civile che anche la disciplina ecclesiastica era molto severa, molto rigida, proprio rigida più che severa. Oggi, come sempre accade purtroppo, per questa tendenza dell'uomo di non trovare mai il giusto mezzo, ecco, anche questa è una conseguenza della colpa d'origine, oggi siamo passati completamente dall'altra parte, no? E tante situazioni anche brutte che si sono a volte create anche all'interno di ambienti ecclesiali dipendono proprio dalla mancanza di polso, dalla mancanza di a volte di severità, diciamoli pure certi termini, no? E lasciar correre, fare finta, insomma, per un malinteso senso di bontà o di misericordia, o anche no, cioè c'è qualche genitore oggi che si sente in colpa se magari alza un po' la voce nei confronti del figlio, per carità, cioè insomma non è che al figlio si deve gridare in maniera, come dire, per sfogare la propria rabbia, ecco, no, certamente no, però sono meno i genitori, insomma, che fanno l'esame di coscienza sulle omissioni. Io mi rendo conto perfettamente, insomma, che educare in questo contesto con i figli che sono esposti a 100.000, insomma, pressioni, come dire, al fatto che tutti i compagni fanno quello che vogliono, insomma, no? È difficile, però è una fatica di cui occorre sobbarcarsi. Vigilanza e attenzione, episcopos proprio in greco, ecco, a proposito di cosa significa, sentinella, colui che vigila, e chi ha compiti appunto educativi deve vigilare, deve. Un vescovo, insomma, la diocesi deve vigilare su quello che succede, no? Su quello che succede nelle parrocchie, su come si comportano i preti, eccetera. E un genitore deve vigilare sui figli. Quindi, attenzione, perché la debolezza si acquisisce, Gesù sta dicendo, come dire, si alimenta quando c'è una carenza educativa di coloro che ci avrebbero dovuto educare, no? Ci avrebbero dovuto indirizzare. Il clima di troppo permissivismo che c'è oggi, insomma, in giro, ripeto, se uno vede alcuni stili di vita ecclesiale di 60-70 anni fa, gli prende un infarto, gli prende. Cioè, per una cosa che facevi, insomma, ti andavi incontro, insomma, a conseguenze canoniche gravissime, no? Oggi si vedono e si sentono in giro sui social, insomma, stranezze o cose di questo genere, e nessuno dice niente, insomma, no? Quindi è un problema. Cioè, l'ideale sarebbe anche qui trovare un buon giusto mezzo, tra l'eccesso magari di severità più tipico dei tempi passati e però l'eccesso anche di debolezza, insomma, di mollezza, di permissività tipico dei tempi contemporanei. Ecco, e a proposito di rapporti di autorità, qui c'è una sentenza molto forte di Gesù, anche qui molto forte e molto profonda: l'ubbidienza. Allora, noi non abbiamo molti... Allora, l'ubbidienza è una di quelle cose su cui cascano tutti gli asini, perché noi dobbiamo sempre pensare una cosa, sempre, sempre.
C'è solo una cosa che il diavolo non fa, solo una. Il diavolo non ubbidisce mai e a nessuno. E non mi si venga a dire che durante gli esorcisti lo costringono a parlare, quella non è ubbidienza, quella è soggezione all'impero o all'autorità di Dio che se vuole lo riduce al nulla e lo costringe a fare ciò che lui non vuole, d'accordo? Perché anche nei confronti del diavolo, cioè Dio usa rispetto, perché se lo volessimo umiliare in continuazione lo potrebbe fare, perché nessuno può resistere al potere di Dio, questo mettiamocelo tutti bene in testa. Ma quella non è ubbidienza, perché non è che il diavolo volontariamente fa quello che Dio vuole, è costretto, è dominato, è obbligato. L'ubbidienza è ubbidienza proprio perché non c'è di per sé stesso, come dire, una costrizione, ma è un atto della volontà che si sottomette ad un comando, ad una disposizione, ad una indicazione data. Da chi rappresenta Dio? Ecco, questo è il cuore dell'obbedienza, no? Per me che sono un prete, se il vescovo parla e mi dice una cosa, io non devo capire più niente, quella cosa si fa, non sono d'accordo, sono contrario, è un provvedimento ingiusto, tutto quello che non fa niente. Il vescovo mi ha detto questa cosa, se la vede lui con il Padre Eterno, basta, l'unica cosa, come tutti sappiamo, l'unico limite è il peccato, ma il peccato oggettivo, se il vescovo mi dicesse che fa un atto impuro non lo posso fare, ma nessun vescovo direbbe una cosa di questo genere, sto facendo un esempio tanto per far capire, ma questo però, d'accordo, non soltanto non contestare ma neanche ragionarci, perché l'ubbidienza è meritoria proprio quando si fa una cosa che non si capisce e non si deve capire. I nostri grandi maestri di spirito, questa è una cosa che è stata un po' contestata da parte di certi ambienti teologici, ma tutti quanti i santi hanno parlato di obbedienza cieca. Si legga per esempio San Luigi Maria Monfort, quello che dice sull'obbedienza della Madonna. L'obbedienza della Madonna è stata un'obbedienza cieca. Quando l'Arcangelo Gabriele gli ha detto guarda che tu diventi, non si è messa a dire e gli ha ordinato il silenzio anche nei confronti di San Giuseppe, che è chiaro che la Madonna ha taciuto, perché altrimenti non avremmo avuto necessità, come ci racconta il Vangelo di San Matteo, che un angelo vada a parlare a San Giuseppe, perché se la Madonna gli avesse detto come erano andate le cose a San Giuseppe sarebbe sicuramente creduto. Quindi la Madonna non ha parlato, e non ha parlato sicuramente perché qualcuno gli ha detto di non parlare, perché altrimenti il suo cuore, la sua carità, la sua, diciamo, sensibilità per la sofferenza di San Giuseppe, anche se dire una cosa del genere sarebbe stata imbarazzante, ma l'avrebbe superata pur di non far soffrire così tanto il suo amatissimo sposo, e non l'ha fatto. Allora non si è messa a ragionare, dice sì, ma se non parlo io sto poraccio, che facciamo? Questo che deve pensare? Pensa che sono adultera per forza, pensa che sono andato con un uomo. Ma questi discorsi che sto prestando io, diciamo così ipoteticamente, alla mente, lei non l'ha fatti proprio. Fiat, non devo parlare, non parlo, non mi pongo neanche, ma poi mi lapidano, ma poi San Giuseppe, non capito, non me lo pongo nemmeno, basta, se io sono certo che una cosa Dio la vuole, finito, e guardate, questa è una cosa importante questa qui, perché appena si comincia a ammettere il ragionamento, saltano tutte le obbedienze possibili, ma c'è solo una cosa su cui sindacare. È peccato quello che mi viene detto di fare, ma oggettivamente peccato, non una cosa che a me sembra ingiusta, perché se è una cosa che ti sembra ingiusta, ma viva Dio, sai quanto è meritoria quell'ubbidienza e quanta ingiustizia ha patito nostro Signore Gesù Cristo, che ti assomigli un pochino a Lui. Basta. Chi ragiona sull'ubbidienza, il solo ragionare, attenzione, non è che ci ragiono, poi dico, ah vabbè, però tutto sommato questa cosa è giusta, e quindi facciamola. No, non va bene manco questo. Perché il solo ragionarla viene a disonorarla. E chi disonora l'ubbidienza, attenzione, disonora Dio, Cioè, se noi andiamo, qui meditazioni come ci si prepara a vivere nel Fiat Supremo, ma che cos'è la vita nella divina volontà? È una vita d'ubbidienza piena a Dio. Se uno volesse andare proprio a stringere, che cos'è stato il peccato originale? È la disobbedienza a Dio. Cos'è stato il peccato degli angeli ribelli? La disobbedienza a Dio. La disobbedienza a Dio. Ecco perché l'unica cosa che non fa mai il diavolo è questo.
Il diavolo fa finta di essere caritatevole, può fare le opere buone per i poveri, può atteggiarsi da falso umile, c'ha una grandissima fede, quanto te ne pare, e ti simula la speranza, la giustizia, la temperanza. Ci sono stati nei monasteri falsi mistici e falsi mistiche, li racconta Sant'Alfonso, che facevano digiuni impressionanti, discipline sanguinose, tutto. E poi erano menzogne. Cioè, il demonio può apparire sotto forma della Madonna, ne fate tutti i colori, d'accordo? È il re degli inganni. Ma su una cosa, se tu vedi un'anima ubbidiente, stai sicuro che non è possibile che sia mossa da spiriti malvagi. Impossibile. E solo questo te ne dà la certezza. Solo questo. Questo è quello che, e questo, capite, vale anche per tutti. Vale per tutti. Guai, non ci sono santi su questo punto qui, eh? Ah no, ma qui bisogna, perché qui se uno fa così poi vanno avanti le ingiustizie, bisogna ribellarsi, bisogna contestare. Non ci stanno ma né se. Guai a toccare una cosa di questo genere. Tutti i santi hanno dato testimonianze eroiche sull'ubbidienza. Si legga la storia di Don Dorindo Ruotolo, calunniato al Santo Uffizio da una figlia spirituale, che queste figlie spirituali, che si sono inventate di sana pianta alcune cose che l'ho sentito dire da lui. Questo è stato 20 anni senza poter dire la messa. Un santo prete come lui, umiliato, mortificato, ha scritto tutte le cose che ha scritto Don Dorindo Ruotolo. Se uno conosce la sua opera, lo pseudonimo di Dain Coenel, perché c'era niente da fare per 20 anni, che doveva fare da mattina alla sera? C'era niente da fare, doveva andare ad assistere alla Santa Messa, lui che è stato uno di quelli che ha dato più gloria a Dio per come la celebrava, umiliato, e poi che faceva la sua giornata, si faceva il breviario, faceva la meditazione, e poi che altro faccio? Scrivo, c'era niente da fare, isolato da tutti, non poteva confessare, non poteva fare niente, non poteva fare. Non ha fiatato. Padre Pio, abbiamo fatto la festa l'altro giorno, non ha fiatato. Don Attilio Negrisoli, io dico questi qua che sono figure recenti e che conosco, non ha fiatato. Don Attilio Negrisoli è stato una decina d'anni, credo, senza poter dire la messa, anche lui, senza poter dire la messa. Non ha fiatato. Ed erano tutti quanti provvedimenti oggettivamente ingiusti e alcuni clamorosamente ingiusti. Fondati su calunnie, d'accordo? Quindi non mi si vengano a fine. Questo è un principio ferreo. E il diavolo, che è furbo, furbo, trova 1.100 miliardi di escamotage e dice: no, sì, certo, bisogna vedere. Ma in questa circostanza, per questo problema, in questa situazione, no. C'è sempre il diavolo dietro. Questo teniamolo per certo. Dici, ma io sono un povero laico a chi ubbidisco. Se vuoi esercitarti nell'obbedienza, trova un buon confessore. Saggio, diciamo così, assennato. Insomma, e tieni presente che in un rapporto con un confessore o con un padre spirituale, specialmente oggi, non ti viene detto per ubbidienza fai questo qui ordinariamente, ma se ti suggerisce una cosa, se ti dà un consiglio, no, con uno stile un po' molto mariano, anche la Madonna quando parla. Raramente dà ordini perentori, ma dice: figli, vi chiedo, fate, vi invito. Ecco, questo che la Madonna, che anche un sacerdote oggi si esprime in questi termini, perché non è che si mette a fare in forza di santa obbedienza, fai così, non è una cosa che, e non è neanche una cosa, insomma, spesso e volentieri, insomma, fatta bene agire in questo modo, no? Ma un'indicazione. Basta, te l'ha data una persona a cui tu gli hai conferito autorità sulla tua anima, perché un rapporto di cosiddetta direzione spirituale si fonda sulla volontà del diretto, cioè di conferire un'autorità che di per sé un sacerdote non ha autorità sul foro interno di un'anima, se non per quello che attiene alla sfera strettamente sacramentale della confessione, e il parroco per ciò che attiene al foro esterno, diciamo così, della vita e della disciplina della parrocchia. Altrimenti il Signore la nostra libertà la rispetta e non la mette nelle mani di nessuno, siamo noi che possiamo, per amore di Dio e per amore della perfezione, scegliere di. E in tal caso però, poi bisogna, capite, cioè se ti dice una cosa il tuo confessore o il tuo padre spirituale,
di cui ti fidi, di cui hai riconosciuto la scienza, la prudenza, la dottrina, la santità, e cioè se apre bocca anche senza, come dire, usare toni imperiosi, che ripeto non si devono usare, sta attento, ma non è che stai attento per il confessore, è un processo di fede, tu devi riconoscere dietro quella voce, la voce di Dio, e l'ubbidienza la devi esercitare nei confronti di Dio, riconoscendo che attraverso quella persona, misteriosamente, sempre con grano salis, però è Dio che ti ha parlato. Ecco, possiamo andare rapidamente sul terzo, dove Gesù ribadisce che la croce deve essere salutata con gioia, perché la croce semina sementi di virtù dentro di noi, a differenza invece dell'assenza della croce. Siamo abbelliti dalla croce. Ecco, volevo invece spendere qualche altra, come dire, considerazione meditativa sulle caratteristiche dei figli di Dio. Amore alla croce, ed è ripreso il punto precedente, amore alla croce, quindi noi non soltanto la croce la sopportiamo, ci rassegniamo, la accettiamo, ma noi la croce la accogliamo, che è un pochino di più di accettare, e la portiamo con gioia e la amiamo. Ricordiamo nelle ore della passione, cioè fa impressione vedere Gesù sfinito, perché quando era arrivato il momento che gli hanno messo la croce sulle spalle, era già mezzo morto, con tutte le torture e i massacri che gli avevano fatto dalla sera precedente, cioè aveva già alle spalle, come dire, 12 ore di torture ininterrotte, a cominciare dalla tremenda agonia del Getsemani, dalle 9 del giorno prima. Lui ha preso la croce sulle spalle, ecco, intorno un po' più tardi, insomma, delle 9, quindi verso le 10:30, le 11, insomma, no? Circa. C'aveva già un massacro, una notte insonne e digiuno. Eppure, quando ha visto la croce, sembrava essere santamente impazzito. È corso, l'ha abbracciato, e dice: oh, finalmente, per una vita t'ho desiderato. Cioè, uno legge quelle cose e rimane sconvolto, no? Ecco. Poi c'è l'amore alla gloria di Dio, cioè amore alla gloria di Dio, a che Dio sia glorificato. Dio è glorificato dalla santità. San Paolo dice: glorificate Dio, per esempio, nel vostro corpo, con un corpo tenuto nella più assoluta purezza, modestia e santità. Dio è glorificato da ogni atto di virtù, Dio è glorificato dalla nostra preghiera, Dio è glorificato dalla nostra adorazione, dalla nostra devozione, dalla nostra frequenza assidua ai sacramenti, fruttuosa ai sacramenti, dalle nostre opere di carità, di misericordia, tutte queste cose. E attenzione, qui è un altro punto, alla gloria della Chiesa fino a mettere la propria vita. La gloria della Chiesa. Attenzione, qui non si intende la gloria della Chiesa, quello che sia il trionfalismo, le pompe, che ne so, il papato rinascimentale, tutte queste cose qui. Questa non è la gloria della Chiesa, non si sente, non è questo. Ma la gloria della Chiesa è la sua stessa santità. La gloria della Chiesa è la luce che da lei risplende, è la sua santità. Ecco, e noi dobbiamo concorrere tanto alla santità della Chiesa col nostro esempio, ma anche con il nostro amore alla Chiesa, con la nostra obbedienza alla Chiesa, col nostro stare nella Chiesa, col nostro farci carico anche delle tante situazioni difficili che ci sono nella Chiesa, non avendo mai comportamenti aggressivi, distruttivi. Io non posso andare a parlare, cioè, ma chi di noi parlerebbe male contro una madre, contro la propria madre? Supponiamo che io ci avessi una madre, buonanima di mia mamma, insomma, cioè, facciamo un esempio, che fosse una poco di buono, o addirittura una prostituta, facciamo una cosa più brutta di questo mondo, una che si comporta male, una pessima educatrice, ma voi potete pare che posso andare in giro a destra e a manca a raccontare tutti quanti le malefatte di mia madre? Ma io cercherò di pregare per lei, sopporterò come se le mancanze della mamma vanno contro, se sono un figlio santo, le sopporto. Ma non andrò a dire in giro queste cose qui. In pubblico parlerò bene di mia mamma, non ne parlo male. E se qualcuno mi dirà: ma guarda che tua madre la conosco io, guarda che ha fatto questo, 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 questo e quest'altro, dirò: va bene, prega un pochino per mia mamma, che ci prego pure io un pochino per lei.
Siamo tutti peccatori, quindi mia mamma è, capite? Cioè, è un atteggiamento. Cioè, ma non esiste vita nella divina volontà che non abbia a cuore la gloria della Chiesa, ma la gloria della Chiesa, la gloria vera, insomma, della Chiesa, no? Ecco. Come grandi santi che hanno amato la Chiesa e hanno anche sofferto nella Chiesa, in momenti difficili della Chiesa, ci hanno dimostrato. Quindi guai, d'accordo, a snobbare o a prendere le distanze, oppure a fare il picconatore, d'accordo? Ci abbiamo avuto negli anni passati un celebre uomo politico, insomma, che era noto come. Cioè, noi non possiamo fare il picconamento, il piccona. Cioè, capite? Assolutamente. Cioè, le ferite che la nostra madre si porta, le inadeguatezze, sono ferite mie. Ne soffro, d'accordo, ma le ferite vanno fasciate e curate. Non ci posso mettere sopra 3 litri d'aceto, oppure. Essendo piegata, prendi, te la denudo e te la mostro nuda davanti a tutti. Ma che cosa sarebbe una cosa di questo genere? Questo è l'amore alla gloria della Chiesa? Assolutamente no. Ecco, Noè, quando vide il padre ubriaco che se ne andava in giro mezzo nudo, no, il figlio di Noè, che vide il padre mezzo nudo, gli mise un mantello addosso. Non è che l'ha spogliato perché era ubriaco, l'ha coperto perché si era spogliato. Quindi teniamo sempre presente tutte quante queste cose, ecco, perché possiamo essere veramente degni figli della Chiesa e perseguire la gloria della Chiesa, che non è appunto il suo fasto umano, il suo successo, per carità, né tantomeno la copertura o la dissimulazione di piaghe che ci sono nella Chiesa, ma il farsene carico, il non acuirle, ecco. E il continuare a vivere serenamente, rimanendo sempre in essa, nella certezza che anche il nostro amore, la nostra dedizione e la nostra piccola parte concorrerà alla sempre necessaria crescita della Chiesa, alla sempre necessaria purificazione della Chiesa, alla sempre necessaria riforma della Chiesa. Sono massime dei papi, dei padri, Ecclesia sempre reformanda, Ecclesia casta meretrix. La Chiesa che è già santa, ma sempre bisognosa di purificazione. E l'amore alla sua gloria è necessario. E chi non lo vive, dice Gesù, è bugiardo e traditore e tradisce Dio e se stesso. Non è fedele, ma tradisce Dio e se stesso. Traditore, d'accordo? Chi si mette contro l'amore alla croce, la gloria di Dio e la gloria della Chiesa. Eccoci, Santa Vergine Maria, abbiamo ascoltato questi istruttivissimi paragrafetti. In essi ti affidiamo tutti coloro che hanno compiti educativi e di superiorità, diciamo così, nella Chiesa, e soprattutto tutti quanti i genitori. Sì, tu loro modello, tu eri buonissima certamente, ma la tua bontà non ha mai significato debolezza. E non lo significa, ecco, è soltanto un condire con tantissimo amore, anche la tua guida ferma, che indubbiamente c'è stata nella tua esistenza, in tutte le cose che ti sono state affidate. Tu sei l'ubbidientissima per antonomasia, ecco, ti abbiamo guardato come modello perfetto di obbedienza, e su questo ti preghiamo di non farci mai vacillare. Tu sei l'amante della croce. E insegnaci ad amare davvero tutte le nostre croci. E tu sei la gloria di Dio vivente, perché tutto in te ha brillato per la sua gloria, e oltre che
l'immagine, il modello, il tipo della Chiesa, il suo membro più perfetto e più vicino a Cristo che esiste, sei anche colei che la Chiesa la protegge, la custodisce, ne sei madre, la ami e ci insegni a viverci e ad amarla. Facci sempre ricordare che i tuoi figli sono figli innamorati della Chiesa, così come è nel periodo storico in cui la stanno vivendo, a cui devono dare il proprio amore, il proprio contributo, la propria preghiera, la propria lealtà, la propria obbedienza, la propria vita, fino a metterci la vita, perché la Chiesa, che è il luogo dove abita in pienezza, ecco, la grazia e l'inizio del regno di Dio sulla terra, possa risplendere in tutto il suo fulgore, e anche per la tua opera incessante di intercessione, di azione, di mediazione, possa essere sempre più bella e purificata da ogni macchia e da ogni ruga. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo. Ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Fiat, Ave Maria.